audio originale, così registrazione in corso. Ok. Ecco, c'è la voce inglese che mi ha detto. Una sola registrazione costa 139 più IVA. Cosa ha fatto Ivan? Ha mandato 139 euro, quindi se facciamo solo questa, una riunione con Zoom costa 139, oltre alla mia nevrosi e oltre al fatto di non vederci, perché è vero che a Roma ci siamo visti con Vito, con Sara, con tante altre persone, ma gli amici stretti sono quelli che stanno più lontano perché ci pensano di più, mentre quelli che stanno a Roma non li vedo quasi mai, anzi ci sono alcuni che da 30 anni non li vedo, mentre vedo Ali, l'ho visto che è venuta a Roma apposta, non ci potrà essere, tu stai attento se qualcuno entra perché sì, perché allora noi possiamo anche dire delle altre cose, ad esempio Antonio mi ha organizzato un bell'incontro a Isernia, dove io sarò, non so se a casa sua se ci picchieremo di notte, perché l'altra volta mi ha anche rimproverato che io dici che nessuno mi vuole, ah no, che nessuno mi voleva bene, no, mi vogliono bene tutti, mi amano, solo che io ho chiesto, vedi quella donna la voglio sposare, ma anche perché siccome non sopporto la donna a casa più di 24 ore, dicendo, io se li potrei sposare. Che possono rispondere tutti e quindi insomma non è. Allora facciamo una cosa che anche in pochi, quando siete disponibili, noi ci incontriamo almeno una volta al mese per parlare dei nostri libri, per parlare ad esempio che era venendo a Roma, non solo è stata premiata, ma ha trovato Marco Cinque che gli ha dato, Vito Davoli, Marco Cinque che gli hanno dato dei libri da tradurre e tutto questo. Va bene, adesso io faccio una propostona grande, grande. Sto cercando di fare, andando a Venafro, farò il 30 giugno una sorta di riunione con poeti, soprattutto musicisti, perché in estate ci vogliono i musicisti. Poi ho parlato anche con quello di Una Vandaluna, che è un bellissimo gruppo, è il gruppo più popolare siciliano più noto al mondo. Sono bravissimi. Allora io ho pensato. Semplicemente questo, se io vado al ristorante 10 volte in un anno, spendo quello che spendo per fare un festival, devo ospitare 4-5 poeti. Non vi sembra giusto? Allora, se voi rinunciate a una pizza ogni tanto e date un piccolo contributo, noi facciamo i libri, i festival e tutto quanto. Non sto parlando con 7 persone quando siamo ora, ma siamo circa una quarantina. Perché ci sono persone che non possono venire, Roberta probabilmente ce la farà fra un po', Sara ci sente, c'è anche se l'audio è spento, che non riesco a capire mai quanti siamo, siamo 8, ne vedo 8, sì, perché io non mi Sono conto. presente. Sì, 8 siamo, Quindi confermo. questa è una delle idee, poi magari vi faccio una bella mail, anche per potere. Con i libri stiamo facendo che escono addirittura con i codici, perché Stefania. Per chi non lo sapesse, la mia ex compagna aveva comprato dei codici per le autopubblicazioni, quindi non abbiamo fatto in tempo da me a metterli, però ci sono, quindi possono andare in rete. E naturalmente non sono Amazon, sono di qualità superiore. E vi comunico anche che nell'ultima serata tutte le copie che c'erano di Signor No sono finite. Ma non sono finite perché le hanno comprate gli autori. Sara, non facciamo i libri perché li vendano gli autori. Qualcuno l'abbiamo venduto anche a Bisceglie, mi pare, in quelle, almeno Marco Bonzieri e qualche altro amico tuo se l'è anche preso. Quindi abbiamo anche la possibilità di dare dei soldi. E poi Nora ha fatto una bellissima cosa il mese scorso, il signor No. Quindi chiunque può, Vero. specie la napoletana, si organizza con la Francia, sì, perché glielo dice a Luan, quello viene subito in Belgio. E a proposito, spero che ci sia, perché volevo dire anche delle cose negative che ci sono adesso. Io poi farò una lettera per le persone che non voglio. Vi faccio due esempi. Valbona, così gli spiego a Era, e lo spiego anche pubblicamente perché non ho nulla da nascondere. Sono anni che correggo i libri di Valbona, che a sua volta traduce i libri di altri. E
però poi mi chiede una prefazione e all'improvviso esce con la prefazione di Franca Palmieri, che non è un'amica mia. Qualche tempo fa ha fatto lavorare me e Stefania per fare una pubblicazione e d'improvviso esce con un libro di Gilgamesh, come se gliel'avessero imposto. Quindi io non intendo più favorire o lavorare, perché effettivamente quando si opera sulle traduzioni, specialmente il romanzo del cugino, che era una cosa pazzesca. E poi un'altra cosa, avete visto, qualcuno di voi avrà visto il libro di Olimbi, che è bellissimo. Bene, come si fa a fare pubblicare il libro a Luan che cominciano a pagina sinistra? A sinistra non si può aprire, che sembra stampato sulla plastica, e ci sono dei numeri a caso per essere eleganti. Luan è una bellissima persona, è un diplomatico, è un gran signore. Allora, se bisogna fare un gioco di squadra, bisogna consigliarsi. Lo dico ad Antonio, lo dico a Vito, bisogna consigliarsi. Ora io ho eliminato una pagina perché ho fatto una critica ad Aletti che usa il figlio di Salvatore Quasimodo. Ho detto una sciocchezza, perché uno alla presidenza del Consiglio gli può dire tutto quello che vuole, la può insultare. Se insulta un poeta, ti bloccano la pagina. Questa è una cosa simpaticissima, perché è figlio di Quasimodo e potere. Quindi, detto questo, avete capito un pochino, quindi non possono girare i nomi di Leonardo Nida, di Ottobre in Poesia, persone che sono state aiutate, che hanno cominciato probabilmente anche con me e poi mi hanno, come dire, utilizzato. Io non mi faccio utilizzare, ci sono caduto nel periodo del mio malessere fra ospedale e cose, però non mi faccio utilizzare, tant'è che vorrei che impiegherò tutta la mia... Sono andato una volta in Albania per aiutare a Valbona e lei si è portata i peggiori, non i migliori, insomma, invece di migliorare si peggiora, ma questo è nella vita naturale delle cose. Spesso chi scrive poesia è un fragile, è un debole, è un bambino, non fa queste riflessioni. Però poi non diciamo che la poesia non si vende, che la poesia non si legge. Se uno si sforza e cerca la qualità facendo tanta, tanta, tanta fatica, mettendoci tanto, tanto anche di vita, di famiglia, di soldi, i risultati si possono ottenere. Quindi io lo dico in tutta onestà, dai miei tantissimi anni che ci ho rimesso tutto, ma farei la stessa cosa anche oggi. Quindi, e anche oggi, per concludere questa breve cosa, io vorrei tornare in Albania organizzando a casa di Era con la famiglia di Ukko, perché qualcosa di stupendo, questi sono degli angeli. Ammettendo che io dovessi credere che esiste una cosa bella nella vita, adesso no, perché lei mi sorride, è suo papà, che ha due figli e una mamma che purtroppo se n'è andata, che sono meravigliosi, veramente meravigliosi. Io li voglio sposare e non dico per scherzo, vorrei essere un arabo e avere due sole mogli, le due figlie e un suocero come suo papà. Che bella vita sarebbe, perché ha sempre quegli occhi e quel sorriso splendido. Quindi io desidero mettermi in gioco pagando quello che posso per far venire Pollo, Ali, Tendo, Said, tutti quelli che possono, farli venire a Tirana. Sarà facile per Era verso novembre, ottobre, novembre, quando l'università è cominciata, così oltre a farle nei bar le letture, li facciamo anche all'università. Che ne dici? Con la complicità di Uc e di Olimbi. Sì. E poi c'è anche tuo zio, con alcune cose. Ricordatevi che c'è quel grande attore, Era, c'è Mirush Dabashi, che mi vuole un bene da morire e quindi ci aiuterà. In quel caso, quando siamo andati l'altra volta, ha preso solo me, non ha voluto stare con gli altri, quindi si è creata una sorta di gelosia nei miei confronti. Però quello che c'è da investire, tanto la vita costa abbastanza poco, cioè sapete che in effetti gli albanesi sono belli perché sono
non tutti, però voglio dire, trovate una città, una come chi ha più di 60 anni forse lo ricorda, come un periodo di guerra. Ci abbiamo Nicola, ciao Nicola, abbiamo fatto una introduzione, siamo in diretta, quindi forse lo può capire qualcuno che ha visto, no, non lo può capire nessuno, forse, ma Nicola è giovane pure, sembrano tutti vecchi, che ha barba, sembrate tutti più vecchi di me. Insomma, adesso facciamo così, facciamo partire Ivan a leggere la poesia che ha tradotto Nora, facciamo così, l'ospite, perché ripeto, ha mandato un contributo, e che dice, i libri, mandategli i PDF, perché i libri su Amazon costano troppo, giusto Ivan, lo capisci, l'italiano lui sta studiando italiano per stare meglio con noi altri, si vergogna a parlarne, mi ha scritto, perché non lo parla bene, però pensa che suo papà sa dirmi solo Bush e mafia, e io gli so dire solo caffè e sigaretta. Buonasera a tutti. Oh, Ivan. Buonasera. Mi prepari Sara. Con la voce bella squillante. Leggio ora. Vito, did I miss anything? Va il microfono. Ivan, you can read your poem and later. Non mi Nora... attiva il microfono. Che? Come se ce l'avessi. Mi senti? Allora, sì, mi senti? Sei pronta? Vai tu allora. E Ivan c'ha problemi col microfono. Sara, attiva il microfono. Aprite il microfono, non ci sono interferenze oggi. Ok. Il poema. Ok, Ivan è a posto col microfono. Ivan, you can read your poem. Ok. This is titolo Death by Strange Bird, dedicato a Kurt Vonnegut. A young man, a very young man, is in a low-light bunker in Las Vegas. Seated at a computer screen, he has a game controller connected to a drone. Yesterday, it was a robot dog that he could push around an obstacle course and then make dance like a Snoopy character. In a distant land on the Google globe of war zones, his job today is to find human heat signatures in a dense forest. The location, a classified secret, and he needs to make a determination on whether to use robot dog, robot drone, or missile ordnance, or lethal mechanical indigenous bird. Sitting on a branch, estimating the size and coordinates of the enemy column. To him, the war game is life and death. The screen characters, the heat signatures, have no relatives, no loves at all. They are the killers he must hunt. In between briefings and orders, this young man shoots cows, dogs, pigs, goats, chickens, farmers, couriers, ambulance drivers, doctors, and nurses, and teachers, and travel agents, and waitresses. In between battles, he says he is keeping his aim sharp. He is a sharpshooter and a bomber with a game controller. He has been told the other will kill his kind if he does not kill them first. He must kill the other, or his brothers and sisters at the front will be killed by the other. And he does not wonder why he must shoot the refugees, because he is told they are also other. And when he survives the war, he will not forget the definition of other. People he considers other or just not us. He minimizes his screen to reflect, not on the killing, but to choose from the menu what will be delivered to him for lunch. Which is when he sees
then hears the bird perched on top of his terminal that is not indigenous. As his captain bursts into the darkened room with a life or death question about the strange bird that had found them so successfully, that bird with dead eyes and a belly full of plastic explosives. As a man in another darkened room presses a button, and the concept of tomorrow and family and winning loses all meaning for the other on the other side of the world, neither of them knowing there is no other. Grazie, Ivan. Grazie. Se nota la traduzione sotto mano, la legge, no, il microfono. Aprite questo microfono che c'è. Ok, se mi date 2 secondi la cerco. 2 secondi te li diamo, tanto ti diamo un sorriso. Vito, stai controllando se sta andando, perché io non la vedo. La sì, legge. Sì, va, controllo, va benissimo. Purtroppo è lento oggi, che è una meraviglia. Ah, ma è la Sardegna che è lenta, non ti preoccupare. Magari se nel frattempo volete andare avanti io ve la recupero, così non ci fermiamo, non so. Bene. Giusto il tempo di una lettura, sì, Sara, esserci. Sara è prontissima. Ciao, allora leggo da signor No? Come vuoi. D'accordo. Sempre lo stesso problema della vista. Anime alle armi. Lugubre è il destino delle donne che nolenti fornirono anime alle armi. Respiri alle colonne lunghe della morte tra esseri incapaci di essere fratelli. Non s'armarono di scienza o di pietà per arrestare il nugolo delle sciagure a cui la natura pur li consegnava, né tantomeno al maligno che ciechi a se stessi di continuo originavano. Come epici lottatori rivali assetati dal potere sulle acque, sul grano, sulla terra, sul grembo del vivere, si sferravano colpi assetati di morte anzitempo. Grazie. Nora, ci sei? Ci sono. E poi, senti, siccome è tradotto anche quelle di Pollo, se ce n'è qualcuno, gli comunichi qual è, perché lui ce la legge. In questo momento non ho niente, no, Beppe. Vabbè, okay. Bisognava avvisarmi prima. Vedevo troppo. Vabbè. Okay. Ci arrivavo allora. Così. Come? Ci arrivavo così io a pensarlo, perché mi piace la magia. Allora, leggiamo quella di Ivan, morte da uno strano uccello. Un uomo giovane, un uomo molto giovane, è seduto in un bunker dalle luci basse a Las Vegas, davanti allo schermo di un computer. Ha un controller di gioco connesso a un drone. Ieri era un cane robot che poteva lanciare intorno a un percorso ad ostacoli e poi far danzare, come il personaggio di Snoopy. In una terra lontana sul globo di Google, delle zone di guerra, il suo lavoro oggi è trovare il calore umano, segni in una fitta foresta. La località ha un segreto classificato e decidere se usare il cane, il robot, il drone o l'ordinanza missilistica, o i letali uccelli indigeni meccanici seduti su un ramo, a valutare la misura e le coordinate della colonna nemica. Per lui il gioco della guerra è vita e morte. I personaggi sullo schermo, le impronte di calore, non hanno parenti, niente amori affatto. Loro sono gli assassini che deve cacciare. Tra le riunioni e gli ordini, questo giovane uomo spara alle mucche e ai cani, e ai maiali, e alle capre, e alle galline e ai contadini, e ai corrieri e agli autisti d'ambulanza, e ai dottori e alle infermiere, e agli insegnanti, e agli agenti di viaggio e alle cameriere. Tra una battaglia e l'altra,
Dice che sta tenendo la sua mira allenata. Lui è un tiratore scelto e un bombardiere con un controller di gioco. Gli è stato detto che gli altri uccideranno la sua gente se non li ucciderà lui per primo. Deve uccidere gli altri o i suoi fratelli e sorelle al fronte saranno uccisi dagli altri. E non si chiede perché deve sparare ai rifugiati, perché gli è stato detto che anch'essi sono gli altri. E quando sopravvivrà alla guerra, non dimenticherà la definizione di altri, le persone che considera altri, o semplicemente non noi. Lui rimpicciolisce il suo schermo per riflettere, non sull'uccidere, ma per scegliere dal menù quel che gli sarà consegnato per pranzo, il quale è quando sente, poi vede, l'uccello appollaiato in cima al suo terminale. Questo non è autoctono, mentre il suo capitano irrompe nella stanza buia con una questione di vita o di morte riguardo allo strano uccello che li ha trovati così efficacemente, quell'uccello, con gli occhi morti e il ventre pieno di esplosivo al plastico, nel frattempo che un uomo in un'altra stanza buia preme un pulsante e il concetto di domani, di famiglia e di vittoria perde qualsiasi significato per gli altri dall'altra parte del mondo, ignorando entrambi che non esiste nessun altro. Bene. Grazie Evan. Grazie Nora. Un applauso ad Evan. Allora Era, ci fai sentire la tua voce? In albanese e in italiano. Cosa? La poesia che vuoi scegliere, hai scelto, la puoi leggere in albanese e in italiano? Ok, quella mia? Quella tua, sì. In due lingue o? Due. Ok. Internazionale, allora. Internazionale, ok. Ok. Lo leggo in inglese e in italiano. Va bene? Ok. Sì. Sound noises. Noises, screams, shots, crying of children, women and men. Small steps, large steps, light steps, heavy steps. They shake the earth. They are heard everywhere, outside and inside us. Rumori sonori, i rumori, le urla, gli spari, il pianto dei bambini, delle donne e degli uomini, i piccoli passi, i grandi passi, i passi leggeri, i passi pesanti, scuotono la terra e dovunque si sentono, fuori e dentro di noi. Bello. Grazie. Sono così brevi le tue, un'altra. Ok. Aimlessly, you wander inside yourself. Aimlessly, you wander endlessly, until your strength is exhausted and you fail to inhale enough breath. You wander for you think that you can avoid the unavoidable, that you can ensure your own safety. But you forget that what you try to avoid sleeps inside you, and neither you nor I or anyone else on earth can hide from it. Bene. Nicola? Okay. Ah no, scusami. No. In italiano. Senza scopo. Vaghi dentro te stesso senza scopo, vaghi all'infinito, fino a quando le tue forze si esauriscono e non riesci a prendere abbastanza fiato. Vaghi perché pensi di poter evitare l'inevitabile, che puoi garantire la tua sicurezza, ma ti dimentichi che quello che tu cerchi di evitare dorme dentro di te e né tu né io, nessuno può nascondersi da esso. Grazie. Anche questo. Era, grazie. Tu hai, no, volevo chiederti
tu hai partecipato a un meeting, ho visto qualcosa come 4.000 fotografie. Cos'era? Ah! Quella dell'università? Sì. È una cosa molto bella. Oh, grazie. No, è un tipo di evento che si organizza dal Ministero, dove partecipano tutte le università in diverse città per far presentare la propria università ai potenziali studenti. Per questo le da venire le traduzioni. Sì, anche ieri ero ad una città vicino, per fortuna, vicino a Tirana, perché... sono stato anche in città che sono quasi 4 ore di distanza, solo un'andata. Sì, sembra in Albania, tra l'altro, che non ci sono strade. Ora è meglio, sono migliorato. Le hanno fatte le strade. Sì, sì. Perché una volta abbiamo fatto una specie di strada e finiva in un palazzo. Abbiamo dovuto rifare tutto il giro per andare a Saranda. È una cosa bellissima. Allora, dicevo, Marco, poi te lo ripeto in breve, collaboriamo tutti, facciamo un grande festival a Tirana tra ottobre e novembre, poi mi metto d'accordo con noi. Stai dicendo delle cose belle, però con il microfono giusto. Vero? Hai detto del... apri il microfono. Allora, Marco... E Nicola dov'è? Ecco, adesso vediamo Nicola che legge in barese, no, in biscegliese, credo, perché la Puglia, come tutte le regioni, ha i dialetti, come c'è la Sardegna, poi si prepari Marco. Dov'è Nicola? È scomparso. Sono qui, mi sentite? Sì, bene, forte e chiaro, come un attore. Ok, no, ma leggo in italiano. Io non li ho sentito più, ma quello è un rimprovero, frequente troppe le chiese, che periodo di parto, quindi dimmelo che sei in sacrestano, tutto sommato. Esatto. Allora, la poesia, andiamo alla poesia. Caddero bombe sulla Palestina, il titolo. Sì. Caddero bombe sulla Palestina, sugli occhi assonnati di quella bambina che dormiva tranquilla sognando aquiloni e venne svegliata dal fragor dei cannoni. Caddero bombe sulla povera casa che da tanti nemici fu presto invasa. Lei si destò sentendo i rumori nel volto atterrito dei suoi genitori. Caddero bombe su quel viso implorante, sui destini soppressi, su un futuro inquietante. Caddero bombe, caddero a fiumi. Aveva la ragion abbandonato i suoi lumi. Caddero bombe sui corpi morenti, dentro ospedali di bimbi innocenti, nella speranza che triste la sorte lasciasse pace quel cielo di morte. Caddero fiori sulla Palestina, sulla pace sperata da quella bambina che si addormentò sognando aquiloni. Esplose una bomba, frantumò gli aquiloni. Grazie Nicola. Marco e poi Antonio. Marco 5. Ciao a tutti, come state? Bene, bene, ciao Marco. Dai allora, Marco. Ancora una settimana, io ho visto incontro online, ci dov'è, sono papà? Uno... Dove è papà? Credo che ha lezione all'università. Ah, ok, va bene. Beppe, sì. che incontro è questo online? Sarà il 20° sì, sì, no, ma spiegavo prima che durante la pandemia che facevamo Evan quasi diceva meglio la pandemia, non ci vediamo più, quindi ha fatto un bonifico pagando un anno intero. Ora, se ne facciamo solo questa è 170 euro,
se ne facciamo un al mese sono 13 euro al mese. E vai. E vai, e quindi la facciamo. Abbiamo scelto. Come vai con i denti? Perché questo è un incontro amicale. Dobbiamo meglio. Va bene. Sì, dopo domani tolgo i punti, va bene, va bene. E ma noi facciamo, non muri. Comunque, dopo il 20° incontro online, ancora non ci siamo imparati. 1, 2, 3, 4, 5 microfoni accesi. Capito? No, no, ma si sente benissimo, non ci sono interferenze. Sente, io sento un sacco di rientro. Ce ne sono molte, ma forse è a cuffia. Ci sono molte, molte. Comunque, no, comunque volevo dire, oggi io non leggo, preferisco ascoltarvi. Se volete vi racconto una barzelletta. Raccontaci allora le ultime novità sulla Palestina. Vabbè, visto che oggi è la giornata mondiale della poesia, vi leggerò una poesia del carissimo amico, grande poeta de paura, Roberto Robertetti, alias Corrado Guzzanti, tre versi: se fossi cane, bau, se fossi gatto, miau, se fossi tardi, ciao, salute. Dai, vi ascolto con tanto piacere. Sì, allora, Vito. Vituzzo, sei tu, a te la parola. Sono qui. Allora, mi ha fregato Marco, però io lo faccio lo stesso, perché avevo deciso di non leggere una mia poesia e di non leggere da signor No, però ho scelto di leggere una poesia del papà di signor No, che è Marco, perché ieri ho avuto l'impatto con la notizia che è stata vietata per legge una qualsiasi forma di trattativa di pace tra i due paesi in guerra. Sì. Vietata per legge. Sì. Non so per quale ragione, mi è venuta in mente una poesia che già conoscevo di Marco, che avevamo già pubblicato qui, e che lui aveva dedicato ai senza tetto. E siccome chiaramente gli effetti della guerra sono anche quelli di provocarli i senza tetto, quindi non solo l'indifferenza nei confronti di chi già lo è, ma chi si ritrova le bombe in casa, metà di famiglia persa, e mi sono venuti in mente quei versi, per cui ho deciso, che sembrano anche più cinici e forse fanno anche più male, se invece che ai senza tetto li pensiamo ai nuovi senza tetto, alle vittime della guerra, che sia Ucraina, che sia Russia, che sia Yemen, che sia Palestina, che sia Afghanistan. Eccoci. Un viaggio a perdere, senza radice alcuna, e minacce di pioggia, tra pareti di stracci, freddo fino alle ossa, sulla pelle asfalto bollente, un fiume disumano che esonda in volti sprecati di bestemmia. Eccoci. Dietro i buchi delle vostre tasche piene, dentro l'ululato delle nostre pance vuote, eccoci, abusivi sulla nostra terra, sfrattati, sfruttati nelle nostre città di galera, nei recinti costruiti fin dentro la testa, eccoci, siamo la cattiva coscienza, il pessimo esempio, la nefandezza, insultati, presi a calci, passatempo per gente per bene. Siamo fuori dal PIL, eccoci, fuori dalla borsa del business, dai circuiti vendi, compra, compra, vendi, avanzi di fine mercato, frutta marcia, marcita sui marciapiedi, merce scaduta, avariata in discariche di falliti, dalla dignità calpestata, stuprata, lapidata, assassinata, sotto un'orda d'arrivismo globale. E suoniamo le nostre note di merda su questo cesso di pentagramma. Ascoltateci, ascoltate la nostra musica nauseabonda, ritmo mefitico, registrate la nostra voce sconfitta, scattateci foto da primo premio, ultimi degli ultimi, una lacrima che non si asciugherà mai, dormiamo in sogni di vomito e in pozze di piscio marcito, siamo l'effetto collaterale di un farmaco chiamato umanità. Le mutande sporche del benessere,
i fazzoletti usati della civiltà. Eccoci. Antonio. Grazie Marco. Grazie Vito, grazie Vito. Grazie a te. Antonio. Ciao a tutti. Ho scritto una poesia pensando ai ragazzi che scendono in strada dopo un bombardamento aereo. Sì, a titolo Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, voi siete tutti belli, è così, siete tutti belli. La bellezza è in ogni vostro istante. Il cielo varia aspetto, specchiandosi nei chicchi spaventati. Ma non abbiate paura, nessuno abbia paura. Siete tutti belli. Il vasto cielo nei chicchi, se trema, è il vibrare più bello. Passeggiando tra i pallidi segreti del vigneto, le rose e guance, raccolte che hanno il caldo tramonto, la freschezza sul futuro alita. Grazie. Nora? Sì, eccomi. Visto che il biscigliese non ci ha fatto sentire il dialetto, tu la leggi qualcuna in sardo? Ma io avevo intenzione di leggerne un'altra. Vabbè, allora leggi un'altra. Anche perché in sardo, almeno il messaggio che voglio dare oggi è un altro rispetto alle tematiche di quelle scritte in sardo. Poi magari riuscirò anche a scriverne riguardo a questo. Va bene. Comunque, grazie per ogni volta per non dimenticare questo particolare. Io invece, anche io in un primo momento sarei stata solo ad ascoltare, ma se facessimo così tutti alla fine non leggerebbe nessuno. E allora ho voluto portare questi versi. Adesso vi inquadro anche il libro. Questa è una raccolta di Thich Nhat Hanh, che è stato un monaco buddista che ha vissuto anche, insomma, il dramma della guerra del Vietnam. E mi piacciono molto i suoi versi e voglio portare il messaggio di questa poesia che si intitola Raccomandazione. Promettimi oggi, promettimi ora, mentre il sole è alto proprio allo zenith, promettimi. Anche se ti abbattessero sotto una montagna di odio e di violenza, anche se ti calpestassero e ti schiacciassero come un verme, anche se ti smembrassero e ti sventrassero, ricorda, fratello, ricorda. L'uomo non è nostro nemico. Degna di te solo la compassione, invincibile, illimitata, incondizionata. L'odio non ti permetterà mai di affrontare la bestia nell'uomo. Un giorno, quando da solo affronterai questa bestia, col tuo coraggio intatto, con occhi gentili, non turbati, come se nessuno li vedesse, dal tuo sorriso sboccerà un fiore. E quelli che ti amano ti osserveranno attraverso i 10.000 mondi della nascita e della morte. Di nuovo solo procederò a capo chino, sapendo che l'amore è diventato eterno. Sulla lunga, aspra strada, il sole e la luna continueranno a splendere. Grazie. Grazie a te, Nora. Allora, Sara, ci dai una seconda? Il microfono sempre. Sara. Sara, attiva il microfono. Sara.
Ecco, riprendo allora. Fossili lievi. Per 2 giorni e 2 notti brucia per dolo la collina, con ceneri sparse a coprire i nostri capi quaggiù. Roboanti nell'aria come calabroni sfilano carghi d'acque marine, volteggianti virgole buie, fossili lievi delle vegetali vite di ieri, bruciano una lasciano una coltre di nera neve. Nell'animo l'eco antica di Pompei, nella mente il crepitar di fiamme di un supermercato bombardato e il contar le brunite ossa nel bollettino di guerra dell'ultima ora. Grazie. Grazie a voi. Allora Pollo ci legge un'altra poesia. Ok, Paul, you can read another poem. Modets fugle. Du må se, for at blikket kan eksistere, når man er en parade i vejret. For neden er planten vild, de grønne blade hæver sig over min barndom. Du kan række det, der var, hen imod det rette moment. Vi må lade det passere, som øjeblikket i går, og se op over os selv. Jeg ser ud mellem træer. Endnu et lag dig blandt sivende. Ingen af os er syge for andre, dem, der påstår, at det over os er svært. Tanken er livet for mig i den rene form. Visualiseret er der intet andet at opnå end de gyldne gade. Du kan strække din afstand hen mod det næste punkt, realiseret som et civiliseret menneske. Dit næste skridt er vidt. The courage of the junction. You have to see in order for the art to exist when you are a parrot in the air. Below, the plant is wild and the green leaves rise over my childhood. You can reach out with what you have towards the right time. We must let pass like the moment of yesterday and look up and beyond ourselves. I look out between the trees, yet another depth in you among the rushes. None of us visible to anyone except those claiming that what's over us is ink. Thought is right in front of me, its pure form. Visualize there is nothing else to achieve than the gold streaks. You can stretch your distance towards the next point. Realize that as a civilized person, your next step is white. Yeah. Grazie Paul, grazie. Thank you. I can read another poem. Just days, just short one. Årfugt. Min tyngdekraft er ikke, hvad den har været, når jeg ser mig selv som en skiftende årstid. Det blinde punkt, når jeg taler. Jeg vender mig om som en kvadrat i luften, hvis smuldrende hjørner op ad gitter er befriet fornuft. En bevægelse om en rejse. En rejse, der er et fald, før det bliver til genopstigen. Et rum, der endnu ikke er blevet til. Træd op ad bakken mod nærmeste væsen, hvor det sidste århundrede viser vej som en udslidt pil på asfalt. Men... Thank you. Thank you, Paul. Vito. Dimmi, Beppe. Le poesie di Pollo ha comprato il libro Nora e quindi lo sta traducendo. Tu dire la mia intenzione, lui è venuto a Roma, digli la mia intenzione comunque di invitarlo alla prossima occasione che abbiamo. Veramente abbiamo parlato con un sindaco e con un probabile sindaco del futuro, con tutte e due, sembravano molto disponibili. Abbiamo gli sponsor, adesso tocca a quella brutta faccia che sta ridendo, a quel sacristano, tocca sviluppare la cosa. Perché, come spesso sa, come
ho spiegato anche a te, se uno li invita 3 mesi prima, hanno la possibilità di organizzarsi e di avere le spese pagate anche dalle associazioni. Però, ecco, questo tu, basta che gli dici, Paul, vieniti in campana, perché ti vogliamo rivedere dal vivo. Glielo puoi dire. Ok, no? Okay, Paul, Beppe told that he would like invite you in Italy for a meeting, a poetry meeting in the south of Italy. And for now, there is no sure information, but he say you stay alert. Probably sì. As soon as possible, he will inform you. Naturalmente aspettiamo che Nora traduca il libro che è uscito in inglese. Così lo abbiamo anche in italiano, perché un po' di poesie le abbiamo che la tradottera, quindi... E Paolo si avvale di 2 traduttrici, 2 belle ragazze che lo hanno tradotto. Ok? Allora, okay. Nicola, no, aspetta, c'è il Vito che ora mi deve leggere la poesia in dialetto, visto che è uscito. Siccome oggi stai particolarmente appassionato di dialetto, faccio una cosa che non ho mai fatto. Leggo non una mia poesia in dialetto, ma la poesia di un altro autore, dopo vi dico chi è, che ho tradotto dallo spagnolo in italiano e dall'italiano nel dialetto della mia città, che non è quello di Nicola, che Nicola è bicegliese, a 6 chilometri di distanza cambia la lingua, è un altro dialetto. Anche i dolci cambiano. Allora, la poesia in dialetto molfettese si chiama Mocamor. Mocamor sta il ritmo con la chitarra me sotto la sabbia. Mocamor mezzo alla merenge e alle mende. Mocamor civilait sta il ritmo in dana penner. Mocamor. Ve la leggo anche in spagnolo. Sì, tanto è breve. Quando io me muera, enterredme con mi guitarra bajo de la arena. Quando io me muera, entre los naranjos y la hierba buena. Quando io me muera, enterredme si queréis en una veleta. Quando io me muera. Quando io morirò, sotterratemi insieme alla mia chitarra, sotto la sabbia. Quando io morirò in mezzo alle arance e alla menta. Quando io morirò, se volete, interratemi su una banderuola. Quando morirò. Sì. Federico García Lorca. Allora, Nicola, ce la dai una? Come vuoi tu, in qualsiasi lingua ritieni. Lei il microfono, bla bla bla. Nicola, sembri un pesce. Sì, era un pesce. Sì. Okay. Allora, una poesia dedicata all'istruzione e al valore della cultura. Si chiama il titolo Mo che ben a cos quando torni a casa. Ascoltate, poi mi dite. Mi vedete? Sì. Ok. Mo che ben a cos se io alla scuola per giovane quattro. Attenemi di ciò, voglio c'è si fatto. Per una brutta faccia, per una chiamandota, il già sapà che non aveva studiato. Alla siuta dalla scuola, all'ora di mangiò, già immaginavo che era picchio. Mamma mi aveva detto, perché sa la frase, voglio stata avvertendo, mo che ben a cosa. Io tra sau per stane, rescola fena fena, buongiorno, c'è se dice, mamma, non mi si dene, paf, ne buffettane, veloce, alla sgrandeura, ecco, sare trote, ucciucci creatura. Ti domo si adice, ti mi si spiego, ie a tala scuola, ma c'è te mengaffo.
un professore ha detto che io andrò got e ti senza privoc ne indi si studiot. Dacra, scette le libre, arquat te si alzò, che la bastanilla gaud veina fargo, a che se può vede senza chiua scetz, e mi piace alla scuola o pira fondo mezz. Che smo bambarot, papò, cremazzot, adisse cervedene e adisse se educot. Mo accanciotu mun, on tutte de senzot. Sommo le professore, che pigiene mazzot. Grazie. Ci vuole un traduttore dal dialetto all'italiano. Ivan, invitate Ivan a leggerci un'altra poesia. Ivan, you can read another poem. Don't have one. you have no another one. Guarda che carino, guardalo. No, grazie. Dice che non ha altre poesie. Davvero? Sei impreparato? Zero. Antonio, ci sei sì. Tu? Senti sì. Un'altra poesia, grazie. Prego. Una lacrima nel mare. Volevo raccogliere una perla per te, per renderti ancora più bella. Ma giunto in fondo al mare, che distrazione, non so nuotare. La tocco appena un po', nessuna risalita oramai verso te il cielo. Una lacrima nel mare, che vuoi che sia, non gonfia l'onda, non bagna la spiaggia, non fa nulla di ciò che ha nel cuore. Ecco. Grazie. Allora, ragazzi, volevo aggiungere un'altra cosa. 2 anni fa abbiamo fatto l'antologia in inglese, in cera, sì, in albanese. Allora, progettiamo un sogno. Io progetto sogni, infatti alcuni dei miei vecchi amici mi adorano perché dici che allungo la vita. Allora, progettiamo questo sogno che andiamo in Albania. Quindi, alcuni di noi già ce l'hanno le poesie in lingua albanese. Però facciamo una cosa che riguarda il Mediterraneo, che riguarda i diritti civili, che riguarda sempre non la poesia, chiamiamola poesia d'amore in senso lato, giusto? La poesia, sempre quello che è il nostro intento maggiore. E facciamo, in previsione di questo festival che andiamo a fare a Tirana, o a Saranda, o dove ci ospiteranno, dove ci daranno lo spazio. E quindi chiedo fin da adesso 2 poesie in lingua italiana e albanese. Probabilmente aggiungeremo anche l'inglese, se facciamo in tempo sì, perché molti di noi in inglese ce l'hanno. E Sara nel frattempo può prevedere un altro sogno futuro insieme a Luan e un altro amico di tradurre anche alcune poesie in lingua francese. Non so se rendo l'idea, ci stiamo allargando, no, bisogna mettersi degli obiettivi che non è solo quello di che scarpe mi metto per questa recita. No, ci provo, però non è la mia lingua materna, cioè, so, per me so. È più facile tradurre dal francese all'italiano. Certo, lo so perfettamente. Non è la mia lingua materna. Infatti ti aiuterà con Luan, farete un po' con Luan. Allora, un po' anche con me. Chiederò ai locali, no, a mio figlio allora. Non so l'inglese, ma insomma un po' di francese me la cavo. Allora, Nora. Scusami, posso sì. Salutarvi un attimo tutti, perché purtroppo ho degli impegni che non posso rinviare. Sì. Grazie di esserci stata. Grazie a voi, grazie. Ciao. Un abbraccio. Marco. Ciao Sara. Ciao Sara, ciao. Dicevo, Nora, ci vuoi leggere? Perché le 2 sono brevissime e quindi fa piacere. Oddio, l'ultima
cose. Vabbè, dai. Una di 10 pagine, vabbè. Adesso tira fuori un poema. Adesso così, come ho acceso il computer, mi sono imbattuta in questa e sì. Questi versi sono stati scritti in memoria di Hande Kader, che è stata una ragazza trans che è stata trovata in Turchia, era è stata in pratica assassinata, trovata smembrata e bruciata. Ovviamente, insomma, sappiamo com'è la situazione anche in Turchia. L'avevano trovata ad agosto, ricordo il giorno del mio compleanno, e questi versi sono dedicati a lei. La poesia si intitola Beyaz Laleler, che significa tulipani bianchi. Il tulipano è anche il simbolo della Turchia. E quindi è dedicata a lei e anche a tutte questi esseri umani trattati in maniera disumana. Sono nata in un corpo sbagliato, un mostro, quasi fosse reato, sentirsi un tulipano aggraziato, seguire il proprio essere innato. Per strada, come un fiore malato, puttana, tra vizi e peccato, tra vomiti di giudizio affrettato, diritto d'amare ed essere amato. Icona di natura perversa, non vedi in me la persona? Gli insulti per essere diversa, non vedi che la nostra natura è la stessa? La morale degli ipocriti è un fittizio paravento, dietro cui si lava la coscienza in superficie, piuttosto che guardare nel profondo. Non è per odiare che veniamo al mondo, ma è così che me ne andai a 23 anni in una notte d'agosto, stuprata e bruciata, il mio corpo smembrato, sul ciglio della strada malapena nascosto, un rifiuto qualsiasi, un orrore negato, un problema non vostro. Chi è infine il mostro? Chi è infine il deviato? Non chiedevo che amare ed essere amato. Grazie. Grazie, adesso Vito, ci sei? Ci sono. Sì, sì. Allora, adesso noi salutiamo e subito dopo tu interrompi la condivisione con Facebook. Okay? Ok? Quindi non ve ne andate, continuiamo un attimo, qualche altro minuto. Un saluto a tutti, grazie di essere intervenuti. Ci vediamo prima di Pasqua con un'altra lettura. Io vi faccio anche gli auguri. Ecco. Non urlate, saluti, che senza microfono non si sente niente. Fate un po' di caos. E vai, dai! Oh, meno male. Va bene. Sei riuscito? Yes. Sono tornata perché vi ascoltavo prima di tutto. Allora, un salutone. Ciao. Ti voglio bene. Interrompo la registrazione, interrotto su Facebook anche.